Sono un critico letterario, non un critico cinematografico, che ciò che maggiormente mi compete è, come dire, cercare di leggere ciò che la parola esprime attraverso l'immagine filmica. Quindi direi che per un critico che non deve in qualche modo fare una recensione di Zapping, ma che deve, come dire, soltanto effettuare un'operazione di lettura del fenomeno Zapping, da cui nasce il film, scaturisce il film di, anzi il docufilm culturale di Giovanna La Caruba, che, come dire, una cosa appare evidente, che esso vuole essere, a mio avviso, un atto di democrazia autogenetico, nel senso che ogni protagonista si mette in evidenza per quello che è, per cui il critico in qualità di critico, il pittore in qualità di pittore, lo scrittore in qualità di scrittore, il documentarista in qualità di documentarista, e quindi in qualche modo il tentativo riuscito di analisi della regista è quello di farci capire che noi siamo in qualche modo quello che pensiamo, siamo il diretto riferimento del nostro pensiero e delle nostre parole. L'altro aspetto interessante può essere quello estetico, che vorrei sintetizzare in questo modo. Guardando Zapping, in qualche modo possiamo dedurre che l'estetica non necessariamente deve essere, come dire, unilaterale come la giustizia, nel senso che non manda assolto o colpevolezza qualcuno, ma soprattutto l'estetica contemporanea ci dà la possibilità di poter leggere e di poter vedere con libertà tutto ciò che nell'arte è espressione appunto di figurazione e di rappresentazione. Per cui Zapping, che è un fenomeno che nasce con la televisione, è della televisione, e consiste nel continuare a cambiare canale fino a quando noi non troviamo, oggi proprio molto raramente, però un programma che sia di nostro interesse in qualche modo. Nel film di Giovanna La Caruba sembra, a mio avviso, sciogliere anche questa esigenza, nel senso che il film, a mio avviso, non ci induce tanto a selezionare determinati protagonisti, ma più che altro a avere una visione d'insieme, il senso dell'estetica contemporanea, che è esattamente questo, quello di vivere, così come si vede nel film Zapping, cioè di passaggi, di continue, diciamo, selezioni, e di vivere sull'imprevisto. L'estetica contemporanea nasce dall'imprevisto, tutto ciò che in qualche modo rompe il silenzio del quotidiano. Allora possiamo fare una serie di elenchi, o comunque di scrittori, di artisti nel Novecento, possiamo pensare, non so, a Jarry, che vive di una situazione come Merdre, possiamo pensare a Duchamp, che vive nell'orinatorio. Queste sono tutte azioni, ma non riflessioni, nel senso che se queste azioni poi determinano delle riflessioni è sicuramente un bene, ma se non le determinano comunque vanno a configurare questa essenza dell'estetica contemporanea, tale per cui noi oggi possiamo dire che l'arte e quindi anche il cinema è tale perché è una presenza. Poi che questa presenza abbia, come dire, senso o non senso, abbia valore o non valore, è una cosa che riguarda poi i critici, i quali possono essere, come dire, motivati sul serio a fare Zapping. Sì, come diceva il mio collega, sullo Zapping, io mi interesso di più rispetto a lui sul rapporto tra immagine, parole e lo Zapping, diciamo, nella maniera di internet che lo usiamo di più. E la cosa interessante, analizzando un po' il docufilm di Yolanda, è che a mio avviso Yolanda attua un anti-Zapping, cioè lo Zapping
zapping sulla rete, a cui siamo abituati, consiste nel passare da un link a un altro, è un tipo di zapping quasi automatico che i creatori di internet avevano pensato dovesse riprendere un po' l'idea degli enciclopedisti durante diciamo, il Settecento, quindi un tipo di sapere che fosse per associazioni, per link fra diversi ambiti. E il rapporto fra internet e il cinema, che Yolanda analizza insomma indirettamente, è che in qualche modo il cinema è un'opera già finita con il suo tempo, come può essere un libro o un quadro. Internet, il problema di internet, anche sulla mente dell'individuo, sulle frammentazioni che poi abbiamo visto si diramano anche nei rapporti interpersonali, è quello che essenzialmente non c'è né un presente, né un passato, né un futuro, ma c'è un presente allargato che ingloba il tempo. E se il tempo viene inglobato, in qualche modo non abbiamo più l'elemento di riflessione del momento stesso. E la caratteristica dello zapping di Yolanda, in verità, io insomma le ho fatto una specie di scritto, di articolo, eccetera. E a mio avviso lei ha fatto un anti-zapping, cioè quello che abbiamo visto è un zapping alternativo, perché Yolanda dà allo spettatore il tempo per leggere le immagini e le parole, e ancora di più rispetto, secondo me, proprio al link di internet, il docufilm di Yolanda prevede anche, come dire, un'attività da parte dello spettatore di contestualizzare il contenuto, cioè di capire anche le immagini, le parole, come si amalgamano fra di loro, perché come abbiamo notato ad esempio durante un'intervista abbiamo anche dei suoni di sottofondo, oggetti, parole che si amalgamano a quelle dell'interlocutore, quindi questo costituisce essenzialmente non uno zapping già precostituito, ma uno zapping che in qualche modo è un salto che lo spettatore stesso deve in qualche modo fare.